involucro ad alto isolamento termico e acustico, diagnosi, verifiche e soluzioni progettuali a confronto. Questo il titolo del workshop organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Genova in collaborazione con Action Group e AIS, Associazione Impianti Sportivi. L'evento si è svolto martedì 28 ottobre presso il Museo del Mare di Genova. Tra formazione e business, l'evento ha visto il riconoscimento di 6 crediti formativi professionali a valere per il triennio 2014-2016. Noi siamo di nuovo presenti qui ai convegni di Action Group, è un punto di partenza sul quale riusciamo ad avere molti contatti con dei professionisti che sono comunque il nostro punto di partenza per andare a realizzare le strutture di cui ci occupiamo. Questa base ci permette di avere una serie di contatti dai quali noi traiamo comunque le basi dei progetti che andiamo a realizzare. Abbiamo da poco completato una struttura che è la nostra prima struttura in Liguria, che è stata realizzata a Cervo in provincia di Imperia. È una struttura di 3 piani che abbiamo realizzato sulla base di un progetto di un architetto della zona, quindi ci siamo occupati di tutto quello che è stato il calcolo strutturale, del deposito presso gli uffici competenti per le dovute autorizzazioni, in modo tale da accompagnare il professionista in tutte quelle che sono le fasi che servono per ottenere i dovuti permessi e autorizzazioni per partire con la realizzazione.